Siamo contenti di avere qui nella nostra postazione al Salone del Libro Silvana De Mari, che è una scrittrice molto conosciuta, quindi immagino che tanti vorrebbero essere seduti qui al mio posto per poterle fare qualche domanda sul libro che l'ha resa famosa, che è L'ultimo Elfo, che è stato tradotto anche in tantissime lingue in tutto il mondo e che so che ha tantissimi fan, tantissimi lettori che a partire da quel momento continuano a seguirla. E quindi la prima domanda è per loro: perché hai cominciato a scrivere libri fantasy? E lo spiegano Tolkien e Lewis, i quali ci hanno scritto nero su bianco che loro avevano messo nella letteratura fantasy, nei loro meravigliosi libri, la spiritualità biblico-evangelica rinnegata dalle due terribili religioni atee del XX secolo, il comunismo sovietico e il nazismo tedesco, che non sono stati movimenti politici, sono stati movimenti religiosi, messianici e salvifici. Nella grande letteratura fantasy, quindi, è messa la spiritualità cristiana, oppure è negata la spiritualità cristiana, come sta succedendo in moltissima letteratura horror o in alcuni terribili fantasy degli ultimi tempi. Bene, grazie per questa, appunto, per questo tuo parere così netto. Ecco, per Efatà Editrice però tu hai scritto un genere completamente diverso, perché all'interno del progetto Scrittori di Scrittura, che è nato 2 anni fa e che è arrivato adesso a raccogliere 12 libri, ti abbiamo chiesto di scegliere un brano biblico e di riscriverlo, e tu hai deciso di riscrivere la storia di Giuseppe. Il tuo libro si intitola Giuseppe figlio di Giacobbe, ma chi è il Giuseppe che hai voluto raccontare e perché? È il padre di Gesù, l'uomo che deve proteggerlo con la sua forza, che faceva il falegname. In un'epoca in cui fare falegname carpentiere non voleva dire che montava i mobili dell'IKEA. Quindi era un uomo che era in grado di tenere un'ascia in mano, un uomo forte che potesse proteggerli, un uomo giusto. San Matteo specifica dicendo che lui è un giusto. È un giusto che è una figura straordinaria, è una figura estremamente sottovalutata. Tutti hanno la loro barzelletta su Giuseppe. In realtà Giuseppe contiene dentro di sé tutti gli archetipi dell'eroe, che sono innocente, lui è un giusto, orfano, lui è orfano della sua terra invasa dai Romani, ed è orfano del suo matrimonio, questa sposa splendida che lui ha, che gli dice di essere incinta dello spirito, che oltretutto è anche blasfemia. E lui se ne va, se ne deve andare, perché se resta lì lei sarà accusata di adulterio, oppure se lui resta lì ma accogliendola come sposa dovrà mentire, lui non può perché è un giusto, non può dire falsa testimonianza. Quindi l'unica giustificazione è che lui parte immediatamente e quindi diventa anche il viaggiatore. E diventa anche il guerriero, lui si batte per la sua fede, a Masada, dove la fede comincia a essere messa in crisi da questa terribile invasione romana. E lui deve diventare il martire, perché finalmente arriva l'angelo. E l'angelo che gli dice che Maria ha detto la verità, e quello lì sarà il Messia che porta la libertà. E lui pensa alla libertà dai romani, perché giustamente lo interpreta in maniera politica, militare. E invece era anche la libertà dei romani, perché anche loro sono stati creati e devono arrivare alla legge. E alla fine l'ultimo archetipo è quello che diciamo mago, ma mago non nel senso di Harry Potter, ma nel senso dei re magi, colui che ha una tale spiritualità da riuscire a trascendere la materia, e quindi pensando a Gesù, al suo cuoricino che batte, lui riesce a fare un miracolo, a far sgorgare l'acqua dalla terra, esattamente come era sgorgata l'acqua dal bastone di Miriam quando Mosè attraversa il Sinai. Mosè sta 40 giorni nel deserto come Gesù sta 40 anni nel deserto come Gesù sta 40 giorni o 40 ore nella morte. 40 in ebraico si indica con Mahim, che è anche la lettera dell'acqua, con la lettera Mem, che è la lettera di Mahin, e anche il simbolo è quello dell'acqua, quindi è nel deserto ma con la compassione dell'acqua, è il simbolo della madre. Bene, grazie di questa spiegazione che è anche teologica. E mi viene da chiederti un'ultima cosa prima di lasciarci: perché quel fiocchetto giallo sul foulard? Perché attaccato al fiocchetto giallo c'è una piccola croce, e la croce ricorda i prigionieri di guerra. Il fiocco giallo è per i prigionieri di guerra,
e in questo momento le comunità cristiane in molte terre dell'Islam sono prigionieri di guerra, come lo sono stati anche in molte terre del comunismo, e adesso ancora moltissimi cristiani sono nei campi di concentramento della Cina, ma soprattutto penso ai bambini cristiani di Mosul che sono stati crocifissi, penso ai bambini cristiani della Nigeria a volte bruciati nelle loro chiese, e penso a questa tragedia che è il segreto meglio tenuto della nostra epoca. 120.000 persone uccise tutti gli anni per la loro fede in Cristo, e quindi porto questo nastro giallo. Bene, grazie Silvana, buona continuazione di scrittura e anche di impegno sociale e civile. Grazie.